Sono circa una quarantina di milioni di euro che stiamo investendo grazie a fondi appunto PNRR, fondi regionali, fondi europei, fondi che in molti casi, come nel luogo in cui siamo in questo momento, sono veicolati anche da Città Metropolitana di Milano. Come si capisce già dalla quantità di istituzioni che ho citato, sono davvero fondi plurimi e che Legnano, come altre città in Italia, stiamo cercando davvero di usare per rigenerare luoghi dove vive la nostra comunità. Sono scuole, sono palestre, sono luoghi come questo, una ex caserma, sede in passato anche della provincia e poi Città Metropolitana di Milano, che oggi sono luoghi dismessi, abbandonati, chiusi o sottoutilizzati per una serie di problemi. Sono luoghi nei quali rigeneriamo gli spazi per cercare di far ripartire la comunità, per dare spazi dove poter far vivere meglio, far crescere meglio i nostri giovani, fare attività sportive, fare attività di accoglienza sociale, di sviluppo di comunità, come anche questo che è un luogo che rinascerà grazie a un progetto di social housing e quindi di un abitare temporaneo rivolto a persone in condizioni fragili, fra cui anche mamme e bambini.